collaborazione che abbiamo instaurato con la Virtus Buonconvento, qui presente anche Gianluca Valeri e Azzurra Donnoli, che sono quei due signori lì in Goals di giù in fondo. E quindi niente, anche grazie alla loro collaborazione, se riusciamo magari a superare qualche piccolo problema dovuto alla poca esperienza che abbiamo in questo settore. Ovviamente ha già espresso parecchio il sindaco, ha già detto tutti i corsi che noi andremo a fare, corsi che vanno da bambini da 0 a 14 anni per quanto riguarda l'attività di acquaticità e altre attività. In più facciamo queste attività per le nostre signore, che oramai sono anni e anni che migrano da una piscina all'altra, e quindi portiamo tutto questo lavoro, tutte queste persone, i nostri associati a questa piscina. Parlo anche del volontariato, perché come ha detto te giustamente, noi questa qui serve per dire che esistono tante associazioni che magari operano nel settore, che magari non vengano conosciute e che però fanno del bene alla popolazione. Però questo qui ci sono associazioni che operano anche al di fuori dell'Italia, però come cosa principale hanno sicuramente una cosa che a noi sta molto a cuore, il discorso dei bambini. Quindi l'associazione di Zanzibar sta facendo un ospedale, una scuola lì a non mi ricordo il nome, scusate, ma c'è l'associazione di Zanzibar? A Wengawa. Non era facile ricordare. Comunque la signora nell'ambito della cultura, dell'approvvigionamento idrico. Quindi cose importanti che associazioni che operano in altre attività ci hanno permesso di raccogliere queste ingenti somme. Adesso, dopo, quando abbiamo terminato il giro delle persone che dovranno parlare, faremo proprio la consegna del ricavato e verranno dati queste buste alle associazioni che hanno organizzato e che riceveranno. Quindi per noi è importante questo discorso della solidarietà, non mi voglio ripetere per le cose che già sono state dette. Cerchiamo di dare il massimo e di fare il nostro meglio. Non è una persona che non vuole essere mai nominata, ma è Maria Teresa Ferrini, che è quella signora giù bionda come il rosa, che diciamo ha dato lo spunto a fare delle attività anche fuori di Grosseto, quindi grazie Maria Teresa. E niente, poi mi sembra che hai già detto tutto tu, quindi io ringrazio tutti quanti, vi aspettiamo il 15, perché speriamo che il 15 di poter aprire, che di aver superato tutte le problematiche burocratiche che ci sono dietro ogni apertura. E questo qui è un ringraziamento anche al Comune per la fiducia che ha già avuto nel farci gestire questa attività di questa. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti. Prima di passare la parola, per chi volesse fare un piccolo intervento di saluto delle associazioni di volontariato presenti nella nostra sala consigliare, passo la parola al vicepresidente UISP Massimo Dizzani. Allora, buongiorno a tutti, praticamente hanno già detto tutto, quindi niente, per quanto riguarda la piscina noi siamo contentissimi di poter gestire questa cosa, anche se per noi chiaramente è un tuffo un po' nel buio, nel senso non conosciamo questo tipo di attività sportiva, però ci ha fatto molto piacere, diciamo, dare l'opportunità ai nostri associati questa struttura, anche perché, diceva giustamente il Presidente, eravamo abituati a andare da una piscina all'altra senza sapere mai dove poter. Da quest'anno abbiamo questa opportunità
cerchiamo di sfruttarla nel miglior modo possibile, anche se non conosciamo esattamente questo sport, dicevo appunto, però insomma cercheremo come in tutti gli altri sport di fare del nostro meglio. Per quanto riguarda invece le donazioni, anche se anche lì hanno già detto un po' tutto, però io faccio parte di un gruppo di camminatori che si chiama Fitti Volti in Maremma. Anche noi abbiamo raccolto dei soldi, 300 euro da donare a Villa Elena Maria, e non so se oggi riusciamo a venire, l'abbiamo chiamato ieri, insomma, altrimenti li daremo alla nostra sede. Tutto qua. Grazie. Acquistiamo i pasti per i senza tetto e per gli indigenti e le famiglie in difficoltà, quindi operiamo sia all'estero ma anche nella nostra città. Grazie. Fondazione Il Sole? Grazie. Bene, sì, bellico. Grazie. Anche noi ringraziamo la partecipazione e l'aiuto al nostro volontariato per il nostro piccolo paese. Grazie, grazie signora. Comitato per la vita? Ma, molto sinteticamente vorrei ringraziare il presidente Peruccini e il vicepresidente che sono qui presenti, e perché recentemente hanno organizzato veramente una gara di burraco in onore della signora Erika Tognanzi. È stata una manifestazione che ha riscosso grandissimo successo. Con la UISP portiamo avanti oramai da diversi anni tante manifestazioni e mi auguro che questa collaborazione possa ancora continuare tranquillamente per il futuro. Grazie mille comunque. Grazie a voi. Prolocolo Calvegna, Len. C'è Prolocolo Calvegna? Atmo? Solo perché voglio parlare con voi. È una cosa bella. Dunque, intanto noi, come associazione di Trattori di Codosso, ringraziamo la UISP per una collaborazione ormai diventa data, e voglio in questo particolare momento essere vicino a Francesca, che è la mamma di Milena, per la quale la UISP ha fatto veramente una cosa eccezionale con il burraco, e i soldi che verranno dati all'associazione di Antonio Progrosso verranno immediatamente girati alla famiglia Roma Riserve dopo, anche perché l'associazione di Antonio Progrosso per assurdo non ha bisogno di soldi, ma ha bisogno di giovani ragazzi tra 18 e 35 anni che donino il Colosseo, perché Milena o altre mille Milene in tutta Italia e nel mondo si possano salvare da questo termine di malattia. Sabato passato eravamo davanti al centro commerciale della Rete Antica, abbiamo fatto 17 nuovi donatori di vita a Grosseto, tutti ragazzi giovani, e il 20 di ottobre saremo con quel matto di Federico Loffredo alla dirigione del, sempre con il dottore trasfusionale, per cercare di fare altri nuovi donatori di vita grosso. Grazie. Associazione La Farfalla, ecco. Io sono ripetitiva, però purtroppo così è. Ringrazio la WISP che tutti gli anni e in ogni occasione pensa a noi, ringrazio il comune che supporta tutte le nostre iniziative e ringrazio tutte le persone che ci danno sostegno e ci aiutano. Grazie, grazie. AMMEC è presente? Ecco, prego. Io ringrazio tutti quanti di ricordare di noi. E la Presidente si scusa perché è insegnante, quindi è impegnato. Grazie. 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 La Villa Elena non sia presente, ma comunque col cuore l'abbracciamo. Perfetto. Quindi queste sono le associazioni che io elencate, che ringrazio di nuovo veramente dal profondo del mio cuore, a nome di tutta la cittadinanza. E ora passerei la parola a te per la consegna. Io? Fabrizio. È bravo, è più bello. Ringrazio comunque Letizia Fanara in rappresentanza del CONI per la sua presenza. Prima di fare questo passaggio chiedo alla stampa se...